Una delibera ereditata che può essere ancora modificata, quella relativa all'accorpamento degli istituti comprensivi 1 e 7 di Pescara. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, invita il neoassessore regionale Sant'Angelo a prendere in considerazione un passo indietro. Una richiesta ufficiale di revisione rispetto a un piano, quello di dimensionamento scolastico, dello scorso 3 gennaio, che la nuova consigliatura in regione, insediatasi dopo le elezioni dell'11 marzo scorso, può fare. In ballo due presidi importanti quello di via Inaudi e quello di via Virgilio Marone Publio, collocati su due aree periferiche in cui occorre preservare e tutelare non solo un singolo plesso scolastico, ma la presenza stessa di una dirigenza fissa e stabile. Una delibera sugli accorpamenti che ovviamente non è piacevole per nessuna provincia, ma che ha riguardato in particolare la città di Pescara su due scuole che meritano un approfondimento perché innanzitutto hanno comunque tanti alunni e perché svolgono una funzione oltre che quella eh, principale di educare i nostri bambini e di formarli, anche di un ulteriore presidio di legalità. Lo sono tutte le scuole, ma in questo caso anche la localizzazione ha un suo particolare valore. Eh, con la nuova giunta ho chiesto all'assessore Sant'Angelo di poter ragionare. Eh, su questa scelta e ovviamente correggerla. Ci sono i margini per intervenire? Io credo che i margini ci siano, ovviamente noi abbiamo un interesse a una perequazione eh, di questo disagio che, che è dato dal, dal fatto che la nostra natalità sia in grande decrescita, ovviamente, nessuno ha piacere di accorpare eh, dirigenze, non scuole. Eh, però credo che con un'analisi un po' più attenta, che non sia così stressata dai tempi che allora erano particolarmente stretti, si possa trovare una soluzione, si deve trovare una soluzione.